questi anni. Cioè, siamo stati sempre accompagnati da una tifoseria straordinaria, che non ci ha mai mollato sin dal giorno 1, ma soprattutto non ci siamo mai sentiti soli, perché supportati da un gruppo di addetti ai lavori, di giornalisti, che pur raccontando così questa bella favola di questi anni che abbiamo vissuto insieme, l'hanno fatto con obiettività, con oggettività, ma allo stesso tempo cercando di spingere, trascinare la squadra del territorio. E io vi ringrazio per il continuo supporto, per farci raccontare con tanto trasporto, pur rimanendo estremamente professionali, le gesta di questi anni. E poi devo dire grazie a tutte le tantissime aziende che sono qui presenti, tutti i nostri partner commerciali, molti di voi, tantissimi, hanno sposato ad occhi chiusi il nostro progetto quando era difficile da avere appunto la visione di intraprendere questo percorso insieme. Eravamo con molti di voi, eravamo in Serie C, un'avventura tutta da scrivere, con mille incertezze, e molti di voi erano presenti sin dal giorno 1. Poi via via se ne sono aggiunti gli altri e oggi c'è questa bella famiglia che si è formata. Ma un'ultima parola di ringraziamento, permettetemi di spenderla per chi ogni giorno si permette a tutti noi di vivere questo sogno. Mi riferisco innanzitutto ai miei soci, gente che sin dalla Serie C non si risparmia, con sacrifici davvero enormi, davvero inimmaginabili. Io a volte non sono nemmeno in grado di esprimermi quando parlo i sacrifici che ciascuno di noi e di loro compie per levare le proprie famiglie e mettere a disposizione del Lecce in questi anni. A tutti i dirigenti del Lecce, a Pantaleo, che sono felice di aver